Via la malavita straniera, dice il sindaco d'Arezzo, avvocato Giuseppe Fanfani. La malavita deve essere nostrana, quella locale, bella come la nana, come la bruschetta, come la minestra di pane, la pappa col pomodoro. Non solo, ma ha scritto a Maroni, rompendo gli indugi, e ha detto: Maroni, basta coi nomadi nei campi, semafori, al massimo qualche raccolta dei dick dick, ma i problemi del nostro sindaco non sono finiti qui, perché impelle una domanda, una che ci fate soventemente, che noi abbiamo girato al nostro primo cittadino Marconi, cioè il vice sindaco, la vicenda delle presunte. Andiamo a vedere che cosa ci ha risposto il sindaco di Arezzo. E l'altro servizio? Ah, dove anche l'altro, non me l'avevi detto. L'altro servizio è di quei vecchiacci schifosi del Maestrini, dove presto la Rita, tutta scionca, si recherà. Va a casa. Il sindaco d'Arezzo, l'avvocato Giuseppe Fanfani, perché in tanti ci hanno scritto: ma con il sindaco parlate solo di pittura, di problemi delle buche, o parlate anche di Marconi? Non è che il sindaco si fosse mai sottratto a questa domanda, è che non gliel'avevo mai fatta. Io ora gliela faccio. Bene. La vicenda Marconi, sindaco. Cominciamo a dire che Marconi è un galantuomo, una persona per bene, un professionista di qualità, e che non ha commesso, a parere di chi parla, nulla di che abbia rilevanza giuridico-penale. Ci sono state delle difficoltà relative ad opportunità politica, perché Lato ha acquistato un immobile da una società della quale anche Marconi era, seppure in quota minoritaria, comproprietario. Queste sono cose che sono inopportune. Per quanto possano essere pulite, tranquille, serie, e certamente un'operazione fatta con assoluta serietà, anche perché è stata seguita da tutti i tecnici dell'ATO, dai professionisti, dai periti che hanno scelto questo immobile, è politicamente inopportuna. E quindi ho ritenuto di dare seguito a quello che è un modo di essere della mia persona e anche della mia amministrazione, di estrema serietà. Allora, un augurio per il proseguo della giunta, chiedendo solamente le deleghe che erano state attribuite al vice sindaco Marconi a chi passeranno. Sto valutando, perché erano moltissime. Marconi è persona e resta persona di mia fiducia. Le sue deleghe erano moltissime, quindi probabilmente le distribuirò tra molti assessori. Grazie e buon lavoro. A voi.